Amici del bar del baseball, quarto inning. Riprendiamo la diretta. Thor Torres eliminato con un pennone preso al volo da Marvalla, il capitano Peppone nel sacchetto di prima base, Stefano Giannetti nel box, Massimo. Sì, Stefano prima si è reso autore di uno splendido doppio a destra. Sì. Infatti adesso il lanciatore se lo gioca un po' sporco con questa palla esterna alta. Avvicinati, magari non si sente. Amici palla... da casa, ci potete dire come giunge l'audio? Siamo Ok, ci siamo. È veramente una bolgia questa sì, sera sì, Massimo Borghese. E facciamo fatica a commentare la partita. Chiediamo agli amici che ci stanno seguendo in diretta come giunge l'audio e il video, grazie. Anche la connessione questa sera fa dei brutti scherzi, ogni tanto ci abbandona. Forse dobbiamo ritornare in piccionaia. Forse sì, ma adesso sono qui per Scaramanzia. Dove ieri sera abbiamo fatto la vittoria, abbiamo ottenuto due ieri. Due punti sono entrati da questa postazione. No, la palla era alta. Era, no, non venire sulla rete che si muove. Era alta. Ancora una... Roberto, come segui la palla? Sì, la palla, mamma mia, non ci sono nel pallone, Massimo. Dicevamo, Roberto, ci puoi dire come giungiamo a casa? L'audio e il video, grazie. Dicevamo, ieri a questa postazione Nettuno... Abbiamo segnato i due punti. Due punti che poi sono serviti per la vittoria. C'è una richiesta di tempo in campo. Diciamo una bolgia questa sera, o se non sì, sì, Massimo, notiamo anche il folto pubblico bolognese sopra il dugout. Gira con molta violenza Stefano Giannetti, ma vuoto. Sì. E fa strike out per il secondo eliminato. Sì. Ha qualcosa da ridire all'arbitro, forse sì, sicuramente sulla chiamata precedente. Ah, Roberto ci dice benissimo, grazie Roberto. Grazie Roberto. Io ti conosco, eh? No, in televisione. No, su Facebook. Conosci Facebook? Siamo in diretta. Adesso siamo con la situazione di sempre. Sandro, vieni in diretta. Tu che ci segui sempre, vieni Massimo. Sì, ma amici, abbiamo qui a Alessandro Paoletti. Alessandro, dici come vedi due parole su questo incontro, Sandro? Vedo una squadra compatta e la cosa più bella è che è tornato il pubblico a Nettuno e sono entusiasta di questo qua. E sperando che oggi riusciamo a vincere e pure domani sarebbe una cosa... E certo, l'ideale sarebbe ritornare a Bologna. Certo, chiediamo andare a Bologna sul 3-2 per noi sarebbe troppo. Comunque noi siamo in campo. Siamo I ragazzi stanno lottando. Vediamo un attimo, siamo sotto di due punti. Sandro, grazie a te che ci segui sempre. Ciao. Grazie. No, 3-1 siamo. Magari. Come ti chiami? Alessandro diceva no, stiamo perdendo di un punto, magari Alessandro, e invece no, siamo 3-1. Ma li recupereremo. Sì. Perché la squadra la vedo bella compatta. C'è sempre, diceva Alessandro, Peppe Mazzanti nel box. No, nel primo. In prima, ma mamma mia. Quell'episodio di poco fa spiacevole mi ha fatto letteralmente girare il chiccherone, perché al sottoscritto le cose ingiuste non piacciono. Vabbè, ma non fa niente. Essere accusato ingiustamente di togliere dei post, Massimo, diciamo le cose come stanno. Non facciamo pubblicità noi. Infatti, questa persona si è risentita perché abbiamo tolto un post di una radio. Dato che la radio era generica, noi pubblichiamo tutte le cose. Corre veloce. E c'è l'out, finisce l'inning. C'è l'out. Dicevamo, Massimo, finisce il quarto inning per il risultato Bologna 3, Nettuno 1. Massimo, dicevamo che noi non togliamo tutte le cose che sono attinenti al baseball, ma tutte le altre cose che parlano di pubblicità inerenti a attività commerciali e altre radio, a noi non le... No, assolutamente niente, noi cancelliamo tutto, lasciamo soltanto i posti inerenti al baseball. Ed essere accusati di aver torto il posto ingiustamente, quando noi professavamo imparzialità, queste cose ci danno letteralmente fastidio. Salutiamo i nostri cameraman di diretta, ciao Fulvio!
instancabile Fulvio Andrea. Ma abbiamo qui Paris, abbiamo Paris. Paris. Che lo vedo un po' sconsolato per la cosa ci dici partita. Paris? Che dici? La partita era 8-4 che hai detto. 8-4! Addirittura 8 punti, altri 7 punti abbiamo fatto. Ma confidi, ma sul rilievo Rivero? Come? Rivero, tra due inning che Sirla scende e entra Rivero. Paris. Andarcene. Bellissima la bandiera del Nettuno. Massimo, che dici? Vogliamo andare a intervistare qualcuno, qualche tifoso del Bologna? Andiamo a intervistare qualcuno del Bologna, va, vai. Andiamo da qualche tifoso del Bologna. Oh, ciao Daniele, vediamo se c'è qualche tifoso del Bologna che vuole rilasciare. Eccoci qui. Ecco il tifoso del Bologna. Eccoci qui. Aspetta Massimo, giriamo la telecamera. Ma levatevi davanti però. Sì. Ma fate come fai? Non si porta le mani. Sta seria mia, io ce l'ho da sempre. Allora, come vedete la partita? Saluti. Certo. Bene, specialmente in questo momento che batte mio figlio, guarda. Ah, in diretta! Seguiamo la battuta di Alessandro per i tanti tifosi del Bologna. Massimo, avvicinati, vai. Vieni qui Massimo, sennò non si sente, mettiti qui. Mafia Romana Focassiere! C'è Grimaudo con un volo uno strike nelle box di battuta. Molto attento a guardare i lanci. Tutti adesso passano, mamma mia. Sì, perché batte in Bologna, vanno tutti a bar. Battuta in diamante per Alessandro. La riprende e viene eliminato. Peccato. Primo out per il Nettuno. Alessandro Grimaudo batte una velenosa su Andrea Selarolli, infatti ad Andrea gli scappa la palla, la raccoglie e chiude stretto l'out. Sì. Sappiamo che Alessandro è un ottimo corridore sulle base, indossa la casacca sbagliata, speriamo in un pronto rientro anche a casa, ottimo... perché la famiglia di Alessandro è tutta qui a Nettuno. Oddio, battuta valida di infante Sabatani. Certo, siamo in diretta. Ora veniamo anche da te Salvatore. No, anche perché i figli lontano, sono i figli, sono pezzi e cori, i figli devono stare a casa. Fuori cambi posto. Adesso è infante. È infante, sì. Non si segue Massimo. Sabatani sul cuscino di prima base, infante nel box. Un eliminato, mamma mia, tutti ora. Fate Bologna, vanno tutti a fare. Siamo qui dai tifosi. C'è qualche parente di Carlo, infatti, per sentire. Andiamoci a mettere i tifosi che qui la chi è? Qual è? È lei? Siamo in diretta, ci rilascia qualche cosa, il tifo, qualche tifoso del Bologna? Eccolo qui, ne andiamo sempre dal residente. È il principe che rilascia le dichiarazioni. Il principe, buonasera signor principe. Buonasera. Allora, ci troviamo al quinto inning, Bologna 3, Nettuno 1, un eliminato.